Il coronavirus si è portato via anche uno degli scrittori contemporanei più apprezzati al mondo, Luis Sepúlveda. Esule politico, guerrigliero, ecologista, giornalista, poeta e regista, Sepúlveda era nato in Cile 70 anni fa, ma aveva lasciato il suo paese ben presto per sfuggire alla persecuzione del generale Pinochet. Naturalizzato francese, nel settembre del 2009 era stato a Pistoia per presentare alcuni suoi libri. Nell'occasione fu protagonista del programma di TVL Incontro con l'autore, condotto da Giovanni Capecchi. Su questo tema sei tornato in tante altre pagine. Resistere a che cosa? La lista è lunga. Se si pensa in Italia anche la lista è lunghissima. Più lunga che altrove. Più lunga sì, che in altri paesi. Non resistere, che resistere alla... a questo potere criminale del concentramento della proprietà di mezzi di comunicazione in pochissime mani, resistere alla mediocrità imposta dal potere, resistere alla legalizzazione del crimine imposto anche dal potere, resistere a che di pronto arriva uno alla alta magistratura di un paese e riforma la legge e nel suo proprio beneficio, no? Resistere culturalmente all'invasione della telespaciatura, resistere all'idea del pensiero unico, resistere all'idea di che non è possibile un mondo migliore, no? La lista per resistere è lunga.